Quindi noi ci stiamo praticamente in questo pomeriggio di sole portando nei pressi della tomba etrusca appunto di Monte Fridolfi. Ora, in mancanza di un'indicazione precisa, mi inserisco in questo uliveto perché vedo tracce di possibili situazioni che possano ricordare in qualche modo, anche se però mi ricordavo un vialetto, che sono tanti anni che non vengo più qui. C'era un vialetto, una strada dismessa. Dovremmo essere qui in comune di San Casciano, Val di Pesa, e questa è praticamente appunto la Valle della Pesa, questa che ci viene incontro, la Val di Pesa appunto, e c'è questo specie di belvedere. No, qui siamo praticamente in un interramento, come se questa parte qui, vedete, come se ci fosse, forse c'è stata ricavata addirittura una cantina per il vino, perché questa è una zona di Chianti, appunto, dove ci sono essere appunto il castello di una nota famiglia toscana, di cui ora in questo momento praticamente non mi ricordo il nome. Certo, ora cerchiamo di uscire da questo podere, dove qui tra l'altro sono stati piantati alcuni alberi. In questo caso si tratta di un albicocco. Mentre dopo l'85, dove appunto ci fu la gelata, viene dato questo prodotto, vedo che viene dato in diversi alberi, forse si tratta di un prodotto per la protezione delle parti morte dell'albero stesso. Dicevo appunto nell'85, quando ci fu la gelata famosa nella storia della Toscana di Chianti, che praticamente ammazzò moltissime alberature della Toscana. Prima abbiamo superato, lo vediamo più giù, impianto ci sarà un nuovo impianto per realizzare un nuovo vigneto, perché molto probabilmente quella sarà la struttura che tiene poi, dovrebbe tenere una specie di tendone per le barbatelle, credo, Dicevo appunto che sono tantissimi anni tornati in questa occasione per fare un giro in qualche modo divagare ma più che divagare, approfittare. Passa una macchina. Va bene, basta. Niente, mi sto inoltrando in direzione della tomba etrusca, che però non riesco più a ricordarmi la posizione, ma dovrebbe essere da queste parti. C'era uno stradella però che entrava qui.
Dio buono. Possibile che sia oltre il paesino? A questo punto ho il sospetto di sì. Ecco, vedete, proprio si vede chiaramente il vecchio tronco e i nuovi tralci degli ulivi, anche qui è il vecchio tronco, mentre questo è riuscito in qualche modo poi a riattecchire come basta, sarà lì la Pompedrusca. Comunque la devo trovare, a questo punto che sono qui le indicazioni ci sono. Qui da Monte Firidolfi vi invio un cordiale saluto.